tutta quanta la fatica di lavorare insieme, facendo bilanci comune, nella cattiva sorte ma anche nella buona, è una regola che o segna di giorno in giorno la costruzione cooperativa, oppure prima o poi qualcosa ci cade addosso e ci chiederemo perché. Lei è Erika Farina, non appare dall'aspetto ma una brigante del cervello. Brigante del cervello nascono 16 anni fa e nascono da un'istituzione molto importante nei paesi, dalla famiglia, perché come Valle dei Cavalieri dietro aveva la Prolocco, come Raisa Rossena dietro avevano una Prolocco, come Misera dietro aveva un bando del comune, che è stata l'occasione per far scattare un'idea per un ritorno, beh, dietro ai briganti del cervello c'erano alcune famiglie, parenti fra di loro, che si sentivano istituzioni di quel paese e da lì hanno provato padre e figlio ad aiutarsi per non andare via e per rimanere lì, no? A lavorare, a fare delle cose. Nell'ottica certo di fare delle cose che servissero a tutti e come cooperativa di lavoro. A Cerreto Alpi, diversamente che ha ucciso, c'erano già altre situazioni, c'erano già altre famiglie, c'erano già altre cose. E quindi il lavoro va ricercato in ciò che poteva essere un'opportunità, quindi i lavori forestali. E poi il turismo è dato dall'aver aggiustato alcune case e anche un mulino d'acqua che era completamente improduttivo, era diroccato in una finanza di progetto, non so se regolare, ma molto efficace, il comune l'ha acquisita, l'ha data in gestione loro con le loro mani l'hanno ritirata su e oggi fra alcune migliaia di persone di ospitalità durante l'estate in quel paese. È una storia anche qua di tenacia e di intraprendenza. Lui è Andrea Cresti. Andrea Cresti è un personaggio che andrebbe conosciuto come tutti gli altri, perché lo cito, perché il punto di partenza suo è completamente diverso, perché le cooperazioni in comunità partono tutte da storie diverse, sono un'antologia di racconti, perché partono da ciò che quel paese, quella valle sa fare e da ciò che quella minoranza intraprendente vede come possibile. Che sia mettere a posto i boschi come briganti, che sia tenere aperto il bar come ha ucciso, che sia una miniera come il Raisa Tossena, che sia in questo caso come il teatro, perché Montichieri è un bel paese, un bel borgo antico in provincia di Siena che stava negli anni scorsi, ma 30 anni fa diciamo, morendo prima per la mezzadria, poi per l'impoverimento, il calo demografico, eccetera, eccetera, pur essendo al centro di una terra ricca. Ebbene, cosa sapeva fare Andrea con alcuni amici? Teatro. E hanno pensato allora che per rimanere in vita si poteva pensare di mettere in scena la loro miseria, il loro impoverimento, le questioni sociali che li attanagliavano, ok? E quindi lui è questo sapeva fare, e questo ha fatto, e quindi da circa 30 anni, ogni anno, ma lì sono partiti, Andrea Cresti col Teatro Povero di Montichiello mette in scena una questione sociale di quel paese, fatta dagli abitanti del paese, nella piazza del paese, e quella è diventata la piazza dove gli abitanti hanno potuto rappresentarsi, discutere di sé e pensare anche a come saltare fuori da quell'angolo in cui ero. Teatro Povero di Montichiello, dopo qualche anno è diventato cooperativa, ha tenuto aperto la farmacia del paese, ha tenuto aperto alcuni servizi, oggi è infrastruttura del paese. Sono partiti dal racconto, dal rappresentarsi, dall'avere anche il coraggio di dirsi le proprie solitudini. Questo è una mappa, come vedete, è il sogno di una socia, di una cooperativa sociale nel Forlivese, la socia si chiama Federica e la cooperativa si chiama Bambini. Le luccicavano gli occhi scorsa settimana in un incontro di formazione sulla cooperazione di comunità nel raccontare qual era il progetto alla quale stava lavorando. La cooperativa sociale di cui è socia lavoratrice non c'entra niente con la cooperazione di comunità, ma proprio in questa terra che è l'Alto Appennino Forlivese
c'era una casa di ospitalità molto importante, in un qualche modo presidio di quella valle, di quel territorio, dove il vecchio gestore doveva andarsene per problemi di malattia. Conosceva Federica, perché Federica, quando aveva una villeggiatura da giovane con la sua famiglia, l'ha contattata, si sono messi in contatto e gli ha proposto di essere l'erede a cui consegnare questa storia e la responsabilità, opportunità di tenere aperta questa struttura, questa casa. Federica ha dovuto prima convincersi lei, poi convincersi la sua, poi convincere la sua cooperativa di attivare lì il progetto. Ce l'ha fatta e Federica qui attiverà un progetto di cooperazione sociale comunitaria con la sua cooperativa, facendo di quello un punto di presidio anche sociale per il territorio, in una unione fra accoglienza turistica, accoglienza sociale e servizi alla popolazione. Il rischio sarà tutto suo, ma il tema del rischio c'è sempre. Cioè Federica qui ha giocato tutta la sua vita professionale, la reputazione verso la cooperativa e un pezzo grande dei suoi sogni, e questo è ulteriormente fondamentale. Questa è Malga Maraia, è una Malga che è il primo intervento, la prima attività di una cooperativa agricola nuova, nata in realtà da enti cooperativi e da proprietà collettive forestali dell'Alto Bellunese. Siamo appena sopra da Orozzo di Cadore. Malga Maraia era una struttura in disuso, non faceva più turismo, ma faceva anche di multifunzionalità agricola, perché fanno le malghe in queste zone e in Cadore. Nasce in realtà dall'incrocio di capitali, di professioni, di istituzioni presenti. Anche questo è un tema importante. Quando un'istituzione di un posto decide di diventare abitante, uscendo dalla sua storia di specializzazione, di funzione specifica, allora possono succedere cose straordinarie. Perché questo è il salto per tutti, sia per i residenti persone fisiche, sia per le istituzioni, addirittura alle volte per le istituzioni anche pubbliche e civili, che sia un comune e sia un'azienda sanitaria, diventare abitante. Perché diventare abitante vuol dire uscire dal proprio confine amministrativo, uscire dalla sua funzione specialistica, andare per strada e mettersi in gioco facendo cose nuove, assumendosene la responsabilità. Questo vuol dire diventare abitanti. Le montagne hanno bisogno di abitanti, di enti, istituzioni, abitanti. In questo caso hanno deciso di diventare abitanti, istituzioni molto importanti. Una farmacia cooperativa, una cooperativa di consumo che gestisce la farmacia ad Auronzo di Cadore, insieme a due regole che sono le proprietà collettive del Cadore. Qua come si chiamano le proprietà collettive? Le comunali sono, le associazioni familiari sono, le associazioni. Ok, là si chiamano regole. E voi sapete qua cosa può scatenare un'associazione fondiaria che ha un'idea innovativa sul proprio territorio, può scatenare cose straordinarie, cose fantastiche, ma almeno da me non è facile, da me si chiamano usi civici, e convincere un uso civico a fare nel proprio bosco una cosa diversa, che non tagliare il bosco e dare la linea è molto complicato, molto complicato. Benissimo. Allora, da noi è complicato, però è complicato, là è complicato, ma là è successa una cosa meravigliosa, quasi una parabola dei nostri tempi dal punto di vista, perché la cooperativa farmacia cooperativa ha deciso di mettere il proprio capitale, ma tanti soldi, 500.000 euro, a costituire una cooperativa agricola nuova, completamente di rischio, con due regole, che hanno deciso di mettersi in gioco lì mettendosi il proprio capitale, e questa cooperativa agricola ha preso questa banca, ne ha presa un'altra, ha preso ettari, centinaia di ettari di bosco, e lì in un anno e mezzo ha assunto 20 persone che fanno coltivazione nuova, che fanno infrastrutturazione del territorio, e quelle banche sono nuovamente dei luoghi del territorio.
quando le istituzioni già presenti, anche cooperative, vogliono fare cose nuove, saltano fuori cose interessanti. In questo caso è una cooperativa sociale della Valtrompia che dentro di Valsabbia, che dentro un negozio, dentro, scusate, un progetto finanziato da fondi di Italia Campo, ha deciso di uscire dai propri centri di urbi, centri e servizi socio-sanitari, assistenziali, di inclusione, occuparsi della istituzione sociale mancante del territorio. Cioè ha fatto questo volo, no, culturale. Qual è il servizio sociale oggi più mancante sul territorio della Valsabbia e della Valtrompia, che sono all'interno della Val di Bresciano? E per una cooperativa sociale, come per un ASL, è normale pensare quale centro per diurno per disabili manca, o quale casa protetta manca, o quale servizio di assistenza domiciliare manca. Beh, loro hanno individuato che il servizio sociale mancante sono i negozi, o più in crisi, più a rischio, sono i negozi di paese. Okay? Quindi hanno deciso che il loro investimento doveva essere in quella valle, nel tenere aperti e nel dare maggiore possibilità di sviluppo a negozi di paese come infrastruttura sociale. Ma non potevano farlo da soli, l'hanno fatto insieme, l'hanno fatto dentro negozi già presenti, perché mica si tratta di aprire dei negozi in concorrenza per chiudere gli altri. Quindi hanno intervistato la valle, hanno fatto una ricognizione, hanno individuato i negozi più adatti, più disponibili, a cominciare un percorso di polifunzionalità, la infrastruttura anche sociale di quel territorio, e con loro